Maurizio Merluzzo e Pietro Ubaldi. Ciao, ciao principi a Babua. Bravo. Bene, bravo. Ragazzi, io vi propongo una cosa, un viaggio in Africa. Ah, sì, l'Africa nera. Avete voglia? Sì. Pieno di animali, bellissimo. Tiriamo fuori un ciusche e partiamo. Partiamo? Sì, le zebre, sono partiamo. Buone le zebre. Ci sono due magiche parole che possiamo Pane pronunciare, zebra. Giusto? Giusto, giustissimo. Hakuna Matata. Ma che dolce poesia. La tua vita sarà Hakuna Matata. Hakuna Matata è il nostro motto. E che cos'è un motto? È un matto col botto. Sai ragazzo, due magiche parole contro tutti i problemi. Esatto. Prendi Pumba per esempio. Da piccolo lui era una gran beltà, ma proprio una rarità. Molto bene. Grazie. Ma dopo ogni pranzo lui puzzava di più. Tutti quanti svenivano e cadevano giù. Io ho l'animo sensibile, sembro tutto d'un pezzo, ma ero affranto proprio a causa di quel mio puzzo. Sì. E oh, che vergogna. Si vergognava. E volevo cambiar nome. Perché soffrivi? Mi sentivo sbeffeggiare. E allora che facevi? Cominciavo a scorrere. No, no, Pietro, non davanti ai bambini. Oh, scusa. Sembra quasi poesia, ma tu una matata, tutta frenesia. Senza pensieri, la tua vita sarà. Dai, canta ragazzo. Chi vorrà vivrà in libertà. Hakuna Matata. Hakuna. Ragazzi, lo facciamo. Un grandissimo applauso per Maurizio Merluzzo alias Timon. Ma fate sentire anche un grido per Pietro Ubaldi alias Pumba! Hakuna Matata! Quanto è bello, Stefano! Bellissimo! Il nostro piccolo Simba! Matata, Hakuna, Matata, Hakuna, Matata, Hakuna, Matata, Hakuna, Matata, Hakuna, Matata. Sarà chi vorrà vivrà in libertà. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Dove stai andando, Maurizio? Ha detto matata, non patata. Ah, dillo prima, so, dillo prima. Che... Porca miseria. Va bene. Vieni. Sempre riprendere, dai. Sei... Basta, è finita. Non fare forza, veramente. È vieni, matata. Maurizio. È matata. Che ti insegno a scorrere. Viva la patata. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Così splendente che la luna sembrava buia. Non ce n'è per nessuno ormai. Di tutta la Grecia il più esaltante degli eroi, Ercole, sa come si fa ad affascinare tutta quanta la città. Viene lo 0-0-0 e oggi un guerriero è il più fiero. E chi l'avrebbe pensato mai? Oggi è il più grande che sia esistito mai. Che se passa senti